Fusi orari, ovvero come l'uomo ha imparato a complicarsi la vita. Partiamo da una premessa. La Terra è tonda, una sfera, un geoide sarebbe meglio dire, tipo questa pesca, ok? Non ha montagne, non ha fiumi, non ha laghi, né niente, però facciamo finta che sia questa pesca. Bene, la pesca ruota attorno ad un'altra sfera molto più grande e luminosa che è, in questo caso, il melone, chiamato solitamente Sole. Il Sole è luminoso, abbiamo detto, quindi manda dei raggi solari verso la Terra che colpiscono la faccia della Terra che è esposta al Sole. Bene, fin qua sappiamo tutti. La Terra, inoltre, ruota attorno ad un asse di rotazione che la attraversa sostanzialmente a metà, compiendo quindi questo movimento. Questo movimento nello specifico dà vita ad un fenomeno molto particolare che tra l'altro non potrebbe neanche verificarsi se la Terra fosse piatta, ma questo è un altro discorso, che è l'alternanza tra il giorno e la notte. La Terra ha poi un'altra particolarità, che è quella di essere abitata da esseri viventi ed in particolar modo da uno specifico tipo di essere vivente che siamo noi, gli esseri umani. Noi a nostra volta, come tanti altri esseri viventi, abbiamo una nostra particolarità. Riprendiamo la Terra in mano. Noi siamo particolarmente attivi e laboriosi quando siamo da questa parte della Terra, quella illuminata dal Sole, mentre siamo sostanzialmente amorfi e dormienti quando siamo da quest'altra parte, quella buia. Ciò non rappresentò un problema per nessuno sostanzialmente fino al 1800. Perché? Perché gli umani fino al 1800 si muovevano con tre tipologie di mezzi di trasporto: i loro piedi, cavalli o carrozze e navi. Questi tre mezzi di trasporto erano particolarmente lenti e non permettevano ad un essere umano comune di percepire le differenze di luminosità da un punto A di partenza ad un punto B di arrivo. Quindi l'essere umano comune non si interessava minimamente dell'ora che c'era nel punto A di partenza e nel punto B di arrivo. Questo portò diverse comunità di esseri umani, cioè sostanzialmente diverse città, a dotarsi di propri campanili con propri orologi che indicassero la propria ora, che era generalmente basata su un assunto, cioè quello che a mezzogiorno il sole dovesse essere in cima alla volta celeste, al suo apice. Quindi nessun viandante, nessun abitante, nessun regnante, nessuno di nessuno si preoccupava del fatto che da Venezia a Padova magari ci fosse una differenza di 2-3 minuti negli orologi, perché era impercettibile e non era necessario che essi fossero sincronizzati, fino al 1800. Il 1800 infatti rappresentò una svolta perché vide la comparsa di due importantissime invenzioni, il treno e il telegrafo. Esse portarono un sacco di opportunità con sé, ma anche diverse problematiche, prima fra tutte quella di dover evitare che due treni su uno stesso binario si scontrassero fra loro, creando un patatrac. Questo problema venne affrontato immediatamente da tutti gli stati che si dotarono di un sistema ferroviario, anche l'Italia, che istituì fin da subito l'ora media di Roma, sulla quale tutte le altre città avrebbero dovuto basare il calcolo della propria ora in modo tale da essere sincronizzati tra una città e l'altra. Questo non vuol dire che c'era un'ora unica in tutta Italia, ma che, data l'ora di Roma, era calcolabile in maniera univoca l'ora di Venezia, l'ora di Milano, l'ora di Torino, eccetera. I progressi principali verso una standardizzazione dell'ora invece avvennero in Inghilterra, dove le diverse stazioni ferroviarie decisero di accordarsi per utilizzare un sistema del calcolo dell'ora comune che venisse comunicato a tutte le diverse stazioni attraverso l'altra invenzione di cui abbiamo parlato prima, il telegrafo. Quindi l'ora che veniva calcolata all'interno dell'osservatorio astronomico di Greenwich veniva comunicata tramite telegrafo a tutte le stazioni ferroviarie inglesi, che quindi poterono sincronizzarsi e far percorrere i propri treni in maniera più sicura. L'adozione di un orario standard all'interno del sistema ferroviario però non implicò l'adozione dello stesso sistema in tutto il resto delle attività commerciali. Per questo si dovette attendere l'intervento dei lavoratori. Lavoratori che sapevano benissimo che molte volte i datori di lavoro acquistavano degli orologi che andavano a rilento durante le ore lavorative, in modo tale che i loro stessi dipendenti stessero in fabbrica quei 5, 10, 20 minuti in più senza rendersene conto. La consapevolezza però che all'infuori della fabbrica ci fosse un orario standard spinse proprio i lavoratori a premere affinché questo orario venisse esteso non più solo al sistema ferroviario, ma a tutta la nazione. Ciò portò all'introduzione di un primissimo orario standard all'interno del territorio del Regno Unito e all'adozione di un altro orario standard nel territorio irlandese, che era spostato rispetto a quello inglese di mezz'ora.
una prima primordiale forma, quindi diffuso orario. Di fusi orari si iniziò a parlare proprio in quel periodo, ma essi vennero introdotti solo qualche anno successivamente, quando entrarono nel gioco degli orari anche gli Stati Uniti. Sappiamo benissimo anche noi, oggi come oggi, che quando una cosa viene adottata dagli Stati Uniti, la adotta praticamente tutto l'Occidente. E così fu anche a fine 1800. Sul finire del 1800 gli Stati Uniti introdussero 5 fusi orari, che poi verranno ridotti a 4, e nel 1884 indissero a Washington la Conferenza Internazionale dei Meridiani, la quale riunì tutti i capi dei principali governi mondiali, dall'Italia alla Francia, Germania, Brasile, Venezuela, Stati Uniti ovviamente, i quali si incontrarono per decidere una volta per tutte come gestire la questione del tempo sul pianeta Terra a livello globale. In questa conferenza venne definito che cos'è un giorno, quando dovesse iniziare e quanto dovesse durare, perché non era scontato che iniziasse sempre a mezzanotte e che durasse 24 ore. Venne definito che cos'era un meridiano, vennero definiti i meridiani e venne definito il meridiano fondamentale di Greenwich, e venne definito anche il concetto di fuso orario. Venne definito qual era il punto di riferimento del sistema orario, individuato sempre a Greenwich, e venne definito un fuso orario come uno spicchio di terra dello spessore di 15 gradi. Ogni spicchio aveva un'ora propria, diversa dagli spicchi precedenti e successivo di un'ora. Quindi, a partire dal punto di riferimento di Greenwich, ogni 15 gradi a est si sarebbe andati in aumento, quindi fuso orario più 1, più 2, più 3, mentre andando a ovest ci sarebbero stati meno 1, meno 2, meno 3, fino a meno 12 e più 12, in modo tale da coprire tutte le 24 ore di una giornata. Sembra tutto rose e fiori se non si considera il fatto che questi fusi orari portarono una serie incredibile di complicazioni, alcune evidenti fin da subito, per esempio convincere la Francia ad adottare un sistema in cui la acerrima rivale, l'Inghilterra, era posta come punto di riferimento, altri che emersero secoli dopo, per esempio l'annosa questione di gestire i fusi orari per i programmatori. Ma la complicazione più evidente di tutte era capire come gestire tutti quegli stati, che erano la maggioranza, che si estendevano a cavallo di uno o più fusi orari, o che si estendevano addirittura, per esempio, il Regno Unito, praticamente in tutto il globo. Non ci addentriamo ora nell'analisi di come vennero gestiti i fusi orari al tempo, se non per dire che la Francia adottò questo stesso sistema solo nel 1911, quindi 30 anni dopo rispetto a tutti gli altri, e la Liberia venne ancora un secolo dopo quasi. Però, tolte queste piccole note storiche, possiamo vedere come vengono gestiti i fusi orari al giorno d'oggi. I 24 fusi orari originali sono stati mantenuti, ma ad essi se ne sono aggiunti altri 15 che tengono conto di tutti quegli stati che adottano fusi orari di mezz'ora, per esempio l'Afghanistan ha un fuso di più 4 ore e mezza, di quarti d'ora, per esempio il Nepal, oltre ad avere una bandiera tutta particolare, ha anche un fuso orario di più 5 ore e 45, e fusi orari che cambiano a seconda della fase dell'anno, quando viene adottata o meno, a seconda dei diversi stati, l'ora legale o l'ora solare. Inoltre molti stati non rispettano fedelmente i fusi orari disegnati originalmente, per esempio la Russia ha tutti i fusi sfalsati di un'ora per cercare di compensare le condizioni atmosferiche particolarmente buie date dalla sua posizione geografica, ma anche la Spagna, per esempio, adotta il nostro stesso fuso orario nonostante si trovi esattamente sotto il Regno Unito. Questo perché nel 1940 Francisco Franco decise di adeguare il proprio fuso orario a quello della Germania nazista di Hitler, che fungeva da punto di riferimento per tutte le dittature europee. Ma uno dei casi più eclatanti è quello cinese. La Cina ha un'estensione che va a coprire ben 5 fusi orari, ma nonostante questo ne adotta uno solo, quello di Pechino, che al momento è a più 8 rispetto il meridiano fondamentale di Greenwich. Questo vuol dire che tutti i punti più orientali della Cina, più ad oriente di Pechino, hanno delle albe molto presto, addirittura anche alle 3 di mattina, mentre tutti i punti a occidente, e sono molti perché Pechino è posizionata molto ad oriente, hanno delle albe sempre più ritardate, fino addirittura ad avere alcune albe alle 10 di mattina. Questo fatto, l'unico fuso orario cinese, dà vita a fenomeni molto bizzarri, per esempio quello che avviene al confine tra Cina e Afghanistan, un confine rappresentato da un piccolissimo lembo di terra che magari approfondiremo in un video successivo,
che dà vita appunto a questo fenomeno strano, perché abbiamo visto prima che l'Afghanistan ha un fuso orario di più 4 ore e mezza, la Cina ne ha uno di più 8, quindi semplicemente facendo un passo e attraversando il confine da uno o dall'altro verso, si deve cambiare il proprio orario di 3 ore e mezza, che è un cambio maggiore rispetto a quello che si deve fare nello spostarsi da New York a Los Angeles, cioè nell'attraversare l'interezza degli Stati Uniti. Parlando di Stati Uniti, concentriamoci un po' sui loro fusi. Di base ce ne sono 4, quelli dell'entroterra, ai quali si aggiunge quello dell'Alaska a meno 9 e quello delle Hawaii a meno 10. Inoltre gli Stati Uniti controllano un arcipelago all'interno dell'Oceano Pacifico che ha un fuso orario di meno 11, quello delle Samoa americane. Le Samoa americane sono molto molto vicine, 79 km via mare circa, dallo stato di Samoa, che tuttavia adotta dal 2011, e adesso vi spiego perché, un fuso orario di più 13. Questo vuol dire che tra Samoa e le Samoa americane c'è un intero giorno di differenza, dal momento che la linea di cambio di data, cioè quella nella quale si incontrano i fusi orari positivi e i fusi orari negativi, passa proprio tra le due diverse Samoa. Questa particolarità è dovuta al fatto che le Samoa americane, come nome fa ben capire, sono molto legate agli Stati Uniti e quindi hanno da sempre adottato un fuso orario legato, simile, equiparabile a quello statunitense. Le Hawaii sono a meno 10, loro sono a meno 11, non ci si discosta di tanto. E così come le Samoa americane, fino al 2011, anche lo stato di Samoa aveva un fuso orario di meno 11, che risaliva al lontano 1800. Ciononostante, nel corso dell'ultimo secolo, le attività commerciali di Samoa si sono avvicinate molto di più all'Australia, alla Nuova Zelanda o comunque ai paesi orientali, ritenuti orientali, e quindi nel 2011, in modo tale da equipararsi dal punto di vista dei fusi orari all'Australia, Samoa ha deciso di saltare completamente il giorno del 31 dicembre in modo tale da fare un salto immediato di un giorno, quindi passando dal fuso orario di meno 11 ad uno stranissimo fuso orario di più 13. Le motivazioni economiche sono infatti il principale motore, assieme a quelle climatiche, della scelta di un fuso orario rispetto ad un altro. Sono il motivo per cui la Cina ha deciso di uniformare tutta la propria nazione sotto un unico fuso orario, il motivo per cui la Spagna si è voluta uniformare alla Germania nazista ed è il motivo per cui Samoa nel recente 2011 ha deciso di adeguare il proprio fuso a quello del più stretto partner commerciale che era l'Australia o comunque i paesi dell'Oceania. Infatti avere un fuso orario diverso dai propri partner commerciali è così tanto diverso al punto tale che quando a Samoa è sabato in Australia è ancora venerdì o quando a Samoa è lunedì in Australia è ancora domenica, porta a diverse criticità dal punto di vista lavorativo, perché nel momento in cui da una parte lavorano, dall'altra parte stanno ancora vivendo il weekend e quindi va fortemente a limitare la quantità di giorni lavorativi in cui i due stati possono intrattenere relazioni l'uno con l'altro. Ma ancora più strano dello stato di Samoa è lo stato di Kiribati, che noi chiamiamo generalmente Kiribati. Lo stato era inizialmente diviso tra Regno Unito e Stati Uniti e la linea di cambio di data passava proprio in mezzo all'arcipelago, che era in parte posseduto dal Regno Unito e quindi aveva segno positivo e in parte era posseduto dagli Stati Uniti che quindi avevano segno negativo. Quando lo stato di Kiribati venne unificato, si decise di traslare di oltre 3.000 km la linea di cambio di data in modo tale che tutto lo stato adottasse quantomeno un fuso che avesse lo stesso segno, cioè quello positivo. Quindi ci sono delle isole a Kiribati che hanno il fuso orario di più 12, delle isole che hanno il fuso orario di più 13 e alcune isole che hanno addirittura il fuso orario di più 14 e sono posizionate esattamente sotto alle Hawaii. Questo vuol dire che se partite dalle Hawaii oggi, che è giovedì, scendendo vi ritroverete a Kiribati, che è Kiribati, che è venerdì, e scendendo ancora tornerete dall'altra parte della linea del cambio di data e quindi vi troverete nuovamente a giovedì. Questa stortura dà vita anche ad un altro fenomeno molto particolare, che è quello che vede l'esistenza per una piccola fascia oraria ogni giorno di ben 3 giornate diverse all'interno del nostro globo. Quando sono le 11.30 di mattina a Roma, che ha un fuso orario di più 1, a Kiribati è già mezzanotte e mezza del giorno dopo, quindi 11.30 di oggi, giovedì, a Kiribati, è già mezzanotte e mezza di venerdì. Ma a Niue, che ha un fuso orario di meno 11 così come Samoa, sono ancora le 11.30 di sera di mercoledì. Quindi
Nella fascia oraria che va dalle 11 a mezzogiorno italiane esistono ogni giorno in tutto il mondo tre giorni: il giorno di Samoa e Niue, il giorno delle isole più occidentali di Kiribati e il giorno di tutti gli stati che ci stanno in mezzo. E con quest'ultima notizia, che immagino vi avrà fatto esplodere la testa come altre cose che vi lasciamo qui e qui, si conclude questo ultimo video. Spero vi sia piaciuto questo nuovo approccio che sto tentando nuovamente di adottare nel canale, che è un approccio più improvvisato, senza testo scritto ma solo con una piccola scaletta. Nel caso vi sia piaciuto, lasciate like, condividete, iscrivetevi. Se non vi è piaciuto, lasciate pure un dislike, che non mi offendo mica. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!